formazione, buonasera. Resta un pochino di amarezza per il secondo gol del primo. Sì, per il... sì, per come è arrivato tanta, perché avevamo raggiunto secondo me una vittoria importantissima, una vittoria meritata per come avevamo saputo ribaltare la gara, per i ragazzi che erano subentrati con grande qualità, abbiamo creato 6-7 occasioni nitidissime da gol, giocando, costruendo e cambiando totalmente quello che era stato lo spartito offensivo. Quindi quello fa male, però si guarda il lato della medaglia giusto, cioè quello che rappresenta una crescita per quello che ci aspetta da qui al futuro, perché dobbiamo imparare, e oggi l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, che quando ottieni il vantaggio a pochi minuti dal termine devi essere talmente tanto esperto da spezzare il gioco. Non puoi permettere assolutamente alla squadra, come hanno fatto loro per 97 minuti. E loro gli vanno fatti i complimenti, perché il Pineto è un avversario ostico che ha fatto la sua partita, è stato bravo a cambiare tatticamente stasera, non ce l'aspettavamo, passando con la linea 5. E noi non siamo stati bravi a trovare i buchi giusti nella prima frazione, nel secondo tempo penso siamo stati bravissimi a farlo, meritavamo qualche gol in più, anche se abbiamo concesso come giusto che sia. Resta il rammarico per un pari che ci fa crescere perché ci fa capire quali errori abbiamo commesso nella gestione degli ultimi minuti, e da qui alla fine andremo incontro ad affrontare delle partite nei quali gli ultimi minuti pesano tutto. No, sono state fatte delle scelte in relazione al fatto che da qui alla fine dobbiamo essere tutti sul pezzo, tutti pronti a subentrare, tutti pronti a fare la differenza, tutti pronti a dire la nostra, perché solo insieme possiamo raggiungere un grande obiettivo. E la turnazione era già preparata, chiaramente quella di Iannone e di Seghetti, quindi mi aspettavo sicuramente una grande risposta. Mi è piaciuta molto anche la risposta che hanno dato Matos e Ricci. Perché entrare così con grande personalità, con grande qualità, non è un momento facile per i ragazzi, perché stiamo giocando in una maniera diversa che esalta poco le loro caratteristiche, invece i ragazzi hanno risposto presente e sono molto contento di questo. Senti, invece la sfida di giovedì come la inquadri? Decisiva, importante? Ma guarda, è una sfida come quelle che ci aspettano di qui alla fine del campionato, è una sfida come quella che abbiamo affrontato a Gubbio, è importante, ma anche oggi era importante, nel senso che tutte le partite ci possono far fare quel salto non decisivo, però quel salto importante in classifica che ci permette poi un piazzamento diverso. Non la viviamo con il peso di un out, perché non avrebbe senso viverla così, la prendiamo come un momento di crescita, pur essendo consapevoli che dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze per poter provare a vincere. Sì, ciao Alessio Pozzuoli, paracipro.com. Ho visto che alla fine avete fatto un cerchio, vi siete detti sì. Qualcosa di importante per il proseguo. Sì, sì. Sì, senza entrare nel dettaglio, noi siamo un gruppo unito, siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutto il giorno insieme e che ci credono, e oltre il risultato, è qualcosa che va molto al di là del risultato, è un vivere i momenti emozionalmente, saperli riconoscere, saper dare giusto valore all'errore, ai momenti di difficoltà, ai momenti di euforia. Stasera è facile restarci male per questo pareggio, qualcuno la può vivere come una sconfitta, noi non dobbiamo viverla così. È chiaro, io sono il primo che ci soffre, perché penso che avevamo raggiunto meritatamente una delle più belle vittorie di sempre, della stagione, però le cose non arrivano mai per caso, e quindi questo sicuramente ci farà crescere. Senti, in questo momento che conta, cosa conta secondo te affinché il Perugia possa arrivare, no? È giusto approcciare con il modo giusto i playoff, e quale può essere il ruolo di giocatori come Ricci e Matos che oggi sono reinseriti, no? In un contesto. Credo due cose fondamentali: dettagli, perché la Cimia mi sta insegnando che il dettaglio, anche quello minimo, fa la differenza. Basta che spezzi il gioco con un fallo o con un'azione che interrompe il gioco, non perdi la partita. E anche la cosa più semplice ti porta a casa, i 3 punti. E la C è questa: la C è dettaglio e casualità in alcune circostanze. La seconda è riavere tutti quanti a disposizione, compresi i ragazzi che sono fermi ai box. Stasera voglio ricordare che avevamo anche fuori Adamonis e Vulicic, perché Vulicic non era a disposizione, era con noi ma non era arruolabile. E poi ci sono Cristian Dell'Orco, c'è Paolo Bartolomei, c'è tanti altri giocatori che stanno entrando. L'obiettivo è quello di essere tutti pronti.
ognuno per dire la sua e poi vedremo dove possiamo arrivare.